Si è chiuso ad Acaia il torneo nazionale Under 18 di golf che ha visto la partecipazione di giovani golfisti giunti da ogni parte d'Italia sul green dell'Acaia Golf Club nello splendido scenario del territorio salentino a due passi dall'oasi naturale delle Cesine. I giovani golfisti hanno dovuto sfidare anche l'inclemenza del tempo e un campo molto difficile perché ventilato. Dobbiamo sfatare questa cosa che è uno sport d'élite, non è assolutamente uno sport d'élite. Con pochi euro ci si può iscrivere, dipende poi il circolo, se ci sono dei circoli che sono esclusivi e dei circoli molto accessibili, però non è assolutamente uno sport per ricchi. Penso che una gara match play quale questa sia una sede meravigliosa per allenarsi e per capire cosa spesso c'è sui campi da golf dove c'è il vento, ecco, che in Italia non sempre ce l'abbiamo, quindi qui è stupendo, sì. Acaia è uno dei campi più tecnici che abbiamo in Italia, è bellissimo. Poi c'è il discorso anche che qua molto spesso c'è il vento, perciò ci sono delle situazioni particolari che al nord è difficile trovare o si trovano in maniera molto saltuaria. Qui abbiamo l'elite di tutti i ragazzi sotto i 18 anni in Italia e devo dire che finalmente ci sono dei numeri, nel senso che una volta i ragazzi erano pochi, invece adesso comincia ad esserci un bel numero di iscritti che hanno una certa capacità golfistica, perché qua ci sono solo i migliori.